Adesso gli aggiornamenti su traffico e viabilità con il CIS e poi alle 17:30 la seconda parte del giornale. Buon pomeriggio, primo sabato di agosto, primo weekend di agosto, come sempre contraddistinto da flussi intensi di traffico in direzione delle principali località turistiche. E i flussi comunque si sono ridotti rispetto alla mattinata caratterizzata da bollino nero, virato nel pomeriggio in bollino rosso. E permangono code, in particolare ai valichi di frontiera. Ma intanto monitoriamo in real time le immagini che ci giungono in diretta dall'A14 all'altezza di Rimini Nord. E come vedete, i flussi veicolari sono vivaci in entrambe le carreggiate. L'altro tratto che monitoriamo è quello della 1 all'altezza del chilometro 577 alla diramazione di Roma Sud. Anche qui flussi intensi di traffico in entrambe le carreggiate. E dicevo, grossi disagi ai valichi di frontiera, in particolare sulla 5, la Torino-Courmayeur. C'è un tratto chiuso per viabilità esterna congestionata tra l'entrata Courmayeur Sud e il bivio della 5 in direzione del Monte Bianco. E al traforo del Monte Bianco ci sono criticità con i tempi di attesa molto elevati per varcare i confini di Stato. Per esempio, per varcare il confine di Stato in direzione della Francia occorrono 1 ora e 30 minuti di attesa. Code si registrano anche sulla 10, la Genova Ventimiglia per 4 km. Il tratto interessato è quello che tra Bordighera e Ventimiglia in direzione appunto del confine di Stato. Ci trasferiamo sulla 4, la Venezia Trieste, perché ci sono code per 6 km tra Palmanova e Villes in direzione Trieste. E infine sulla 15, la Parma La Spezia, ci sono code per 4 km tra lo svincolo Aulla e il bivio della 12. Prudenza per chi percorre la 1, la Roma Napoli, perché ci sono dei animali su strada, quindi massima prudenza tra Ferentino e Frosinone. Peraltro questo tratto è interessato anche dalla pioggia. Vi ricordo che l'abbandono di un animale non è solo un'azione sbagliata e crudele, ma costituisce reato. Un animale abbandonato in strada è un serio pericolo per chi viaggia. Quando si incontra un animale lungo la strada, bisogna sempre avvisare la polizia stradale al numero 112, fornendo l'esatta indicazione del chilometro progressivo che stiamo percorrendo. È tutto, grazie per l'attenzione da Alessandra Canali di Rai Pubblica Utilità. L'augurio di un buon proseguimento con l'informazione di Rai News. Guidate con prudenza e buon viaggio!